Allora, Buongiorno. sì, che ce la facciamo! Ciao, Miki. Ciao, Stefano! Perdonami, sono un po' un boomer, come adesso sto usando Instagram di mia moglie, di mia figlia, insomma. Esatto. Allora, intanto io saluto Barbara che ti ha ospitato nella sua pagina e saluto anche Martina, tua figlia, che conosco benissimo. Un grande abbraccio a tutte e due. Grazie, grazie, Michela. Allora, io ti ho voluto qui nel mio canale perché tu devi sapere, adesso racconto un attimo l'antefatto, che io 2 settimane fa circa ho postato un video proprio riguardo la carrera che ci sarà a partire da domani, poi adesso spiegheremo un pochino tutto. Io ho ricevuto un sacco di richieste di capire di più di che cosa si trattava, ma che cos'era, ma cosa si fa, ma dove. E allora a questo punto ho detto basta, io adesso chiamo chi conosco, una persona che sa veramente tanto di questa manifestazione, di questa festa, tutto adesso vedremo, ovvero chiamo Stefano Neri. Eccomi, presente, Stefano Neri. Sì, conosco la carriera perché essendo di Castel San Pietro ed essendo una cosa che diciamo nasce con noi dalle mura proprio in famiglia fin da bambini, e ho partecipato come tifoso, come operatore, come pilota, come spingitore, come responsabile, un po' in tutti i modi possibili e immaginabili. Pur di esserci, diciamo, ho fatto un po' di tutto. E Io ti quindi ho conosciuto, Stefano, che tu spingevi, cioè no, che tu guidavi, e tu guidavi. sì, ho guidato 9 anni un team, il team Coyote, e ho fatto solo dei secondi posti, non sono mai riuscito a Mannaggia. vincere. E dall'altra parte, però, c'è anche da dire che combattevo contro dei mostri sacri di questo gioco, diciamo, chiamiamolo così, di questa corsa, e quindi, insomma, diciamo che sono arrivato prima di tutti gli altri, ecco. Sì, ok. Beh, comunque direi che prima di essere una gara fra, diciamo, una serie di team, è un incontro di un paese, credo, no? Tutto il paese è coinvolto in questo. Certamente, considera che questa corsa, diciamo, avviene nel settembre castellano, che è un periodo dove Castel San Pietro tutti i giorni e tutte le sere, praticamente per un mese intero, organizza eventi di tutti i tipi, sia culturali, musicali, danzanti, e c'è anche la carrera autopodistica, chiamata carrera. E perché ai tempi, quando venne istituita come corsa goliardica fra i vari rioni, perché nel 1954, quando è nata la carrera, che è stata fatta la prima edizione, quindi parliamo di qualcosa che ha 70 anni e si è fermata solo per evidenti motivi durante il periodo del Covid, per il resto si è sempre disputata, quindi forse salvo qualche eccezione, che non ho memoria naturalmente, però la prima gara è stata fatta nel 1954 e gli viene dato il nome di carrera perché a quei tempi era famosissima una corsa in Messico Sì. dove sostanzialmente era una corsa l'ultimo sangue, dove non c'erano tante regole, dove l'entusiasmo di questa corsa era dei messicani enorme ed era l'avevano trasferito un po' a tutto il mondo, e quindi questa carrera messicana era molto famosa negli anni 50, e di conseguenza in quel momento chi ha istituito questa gara a Castel San Pietro nominò proprio carrera di Castel San Pietro, carrera castellana, quindi dalla carrera messicana alla carrera castellana. Certo. E da quando ho memoria io, quindi ho 55 anni, quindi si è sempre fatta nello stesso periodo, ovvero sia la prima domenica di settembre, cioè domani ci sono le prove ufficiali che determineranno poi l'ordine di partenza della vera e propria gara, della carrera, che si svolgerà domenica prossima, domenica 10, che è la seconda domenica di settembre. Queste due date sono proprio un timbro sulla pietra per noi castellani, non si prendono impegni perché si è impegnati tutti i giorni, non solo quei giorni della domenica. Quindi non si fanno matrimoni, non ci sono feste, non Nulla si partecipa.
fa nulla. Votato in quel periodo sono stato io, l'ho fatto 23 anni fa, oggi, il 2 di settembre, il giorno prima della carriera, mi sono sposato e il giorno dopo ero in gara, ecco. Per il viaggio di nozze se ne è parlato dopo la terza settimana di settembre a manifestazione conclusa. Quindi donne, sappiate che se sposate un castellano c'è questo elemento da tenere in considerazione. Non c'è. Sono, diciamo che mi sono creato un cesto, un paniere dove ci sono tante informazioni, dove posso aiutare a capire un po' sì. A trasferire quello che è, diciamo, questo evento che avviene a Castel San Pietro. E coinvolge un intero paese, coinvolge tutte le famiglie, dai nostri nonni ai nostri genitori, a noi che ora siamo genitori, e sta trascinando dentro i nostri figli. Tant'è che per sì. dargli una continuità, fin dalle scuole medie, elementari, a Castel San Pietro, solo esclusivamente a Castel San Pietro, viene introdotto proprio un approccio alla carriera, a quello che significa, all'appartenenza, a quello che ti regala, far parte di un gruppo e condividere insieme tutte queste emozioni. Che paradossalmente si è tutti amici 340 giorni all'anno. Poi quando arriva questo momento ogni persona di Castello ha un colore, ha un gruppo di appartenenza, ha un team di appartenenza e quindi diciamo si chiude un po' nel suo mondo, anche all'interno dei nuclei familiari stessi. Riporto un po' queste citazioni che equivalgono un po' al Palio di Siena. Il Palio di Siena certo. è un evento che coinvolge è planetario e quindi è più conosciuto. Ma la mentalità del senese, del castellano, la passione, la dedizione e la soddisfazione di vincere questa corsa sono equiparabili assolutamente. Quindi, ecco, è quanto. Posso fare una descrizione veloce sì. di come si svolge un po' il tutto, diciamo, e già da questa domenica, da domani, ci sono le prove ufficiali. Perché vengono fatte le prove ufficiali? Perché l'ordine di partenza durante la gara di domenica prossima è molto, molto, molto importante poi per lo sviluppo della gara. Tant'è che storicamente vincono sempre le macchine che partono in prima barra seconda fila. Dietro difficilmente si riesce a recuperare, per motivi di traffico naturalmente, il gap certo. e quindi le prove cronometrate sono un grande antipasto di quello che sarà la gara, quindi sono sentite quanto la gara. Si svolgono domani e noi per non farci mancare. Che ora, Stefano? Allora, infatti, stavo dicendo che per non farci mancare nulla abbiamo diviso due competizioni, vengono svolte in realtà. Una viene chiamata Coppa Terme e parte alle 10 di mattina la prova cronometrata, mentre la gara sarà alle ore 12 domenica prossima. Parte da la piazza, scusa, dalla fontana luminosa che c'è a Castel San Pietro, che è all'inizio del Viale Terme e praticamente questa Coppa Terme è una partenza, un arrivo da un punto A a un punto B, tutta di discesa e scorrevolezza. E il primo che arriva, naturalmente, chi ci mette meno tempo parte davanti e durante la gara il primo che arriva ha vinto. E questa è la Coppa Terme, la prima gara dove il mezzo, diciamo, è l'80% del risultato finale, in quanto è tutta scorrevolezza della sì. macchina. Pomeriggio invece c'è la seconda gara che è proprio la carriera autopodistica, così viene chiamata, dove invece si svolge nel centro storico e dopo limite faccio qualche accenno su Castel San Pietro, anche com'è strutturato proprio per rendere ancora meglio Certo. l'idea, e si fa un giro due volte, si parte dalla piazza e si arriva in piazza e quindi in piazza si farà partenza più un passaggio più l'arrivo, quindi sono due giri totali del paese. Dove qui, anziché essere solo scorrevolezza come la mattina, c'è anche una fase di risalita, perché il nostro paese è in leggera pendenza, ha un leggero dislivello, Sì. e il percorso prevede una parte in salita, che è praticamente tutta rettilinea sul pavé,
quindi proprio centro storico Pavè, dove si alternano in spinta gli spingitori, dopo andrò a spiegare più nel dettaglio. Certo. L'ultimo spingitore che al termine della salita, quando poi inizia la discesa, per riportarci poi al punto di nuovo della risalita, salta a bordo della macchinina, un po' come è nel Bob. Quindi una volta che arrivi in fondo al paese, gli spingitori hanno preso posizione nuovamente per riportare la macchinina a compiere nuovamente un altro giro. Per chi non ha idea di come si svolge, c'è una macchina, una macchinina fatta in carbonio, in vetro resina, dove i meccanici, i tecnici mettono tutte le loro conoscenze. C'è un regolamento di dimensioni, di peso, attrezzi che potrebbero aiutare lo sviluppo della forza, quindi è tacito che è solo spinta umana. Quindi c'è una macchina, un pilota che guida. Normalmente per questioni di spazio e aerodinamica sono molto piccoline e allungate, quindi all'interno non c'è un volante, ma c'è un manubrio. C'è un manubrio che mantiene lo spazio ristretto della macchina, che comanda le due ruote anteriori. Poi facciamo finta che questa macchina sia un po' come un testimone nella staffetta podistica, come si svolge in pista. Gli atleti si passano una volta che si incontrano, il testimone, e porta il testimone poi all'arrivo. In questo caso il nostro testimone è poi la macchina. Gli spingitori, così vengono chiamati gli atleti che si occupano di spingere attraverso dei mantoni, che sono delle protuberanze che poi vengono montate sulla macchina dove si appoggia lo spingitore, come nel Bob, ci sono delle maniglie dove lo spingitore, per essere più comodo, si appoggia, e riportano la macchinina a ricompiere tutto il giro in salita, fino a poi tornare su e compiere nuovamente la discesa. Sono due giri, non c'è il motore, quindi non essendoci il motore, essendoci solo sforzo fisico e scorrevolezza, diciamo che la guida deve essere il più pulito possibile, disperdere meno energie possibile, quindi anche se le velocità non sono elevate, parliamo dei 55 km all'ora giù per le terme e dei 50, circa 50 in centro in paese, e bisogna essere molto delicati e precisi. Le traiettorie sono definite perché i passaggi sono angusti e stretti, nello stesso tempo non puoi essere troppo aggressivo, se no rallenti troppo la macchina e non ottieni più il tempo che ti occorre per sopravanzare l'avversario. Solitamente corrono dalle 10 alle 15 macchine o equipaggi, quindi si consideri 15 macchinine in fila su per il centro storico di Castel San Pietro, che ha una carreggiata di 8-10 metri, e 4 persone che spingono ogni macchina, quindi stiamo già parlando di 60-70 atleti che sono schierati lungo il percorso. Tu capisci che appena dai il via, che è uno sparo di pistola verso l'alto, solitamente dato dal sindaco, si scatena il putiferio lì dentro. Quindi abbiamo fatto delle regole, abbiamo messo delle regole, e anche con squalifiche se non vengono rispettate eccetera, però il bello è che tutti gli anni dal 1954 corretto, che ne vengono sempre delle nuove perché non c'è una regola scritta, quindi è una corsa al limite dove alla fine un po' tutto è lecito. Chi vince non vince niente, però ti porta a casa nel cuore qualcosa di indimenticabile, e che per tutto il periodo dell'anno, finché non ci sarà la partenza successiva, è il padrone, diciamo, teoricamente, di questo gioco. Questo è bellissimo. Ecco, tu da partecipante, Stefano, ci puoi raccontare qualche aneddoto simpatico? Perché giustamente tu hai detto sì, ci sono regole, ma non ci sono regole di fatto. Ecco, allora, qualche aneddoto. Diciamo che quando iniziato io a fare la carriera, di regole ce n'erano praticamente zero, pochissime, e dove tutto più o meno era valido, tipo io sono davanti a te, tu in discesa stai andando più veloce di me, o in salita stai rimontando, mi stai sorpassando, io posso impedirtelo, no? Ti posso disturbare, in maniera delle volte un po' troppo esagerate. Il risultato finale era che, essendo macchine abbastanza delicate, e al primo contatto subivano dei danni, quindi sia chi effettuava la manovra per proteggersi, sia chi la subiva,
e si fermava, quindi alla fine buttavi via il lavoro di un anno intero e al di là del nervoso, insomma, eccetera, c'è proprio anche un discorso di tempistiche per la riparazione, certo, eccetera. Di conseguenza, pian pianino sono state inserite delle regole per evitare questi tipi di contatti ed avere il più possibile una gara pulita e regolare. Come vediamo in TV anche nella Formula 1, per quanto ci siano delle regole e tutto sia ben incanalato, quando sei in corsa farti sorpassare non ti piace, quindi in tutti i modi cerchi di essere abbastanza borderline. Quando correvo io ho fatto veramente delle manovre abbastanza aggressivette per difendermi o per sorpassare o comunque per difendermi, causando anche dei danni, però... E in questo gioco, nella carriera, piuttosto che essere sorpassati, è meglio passare magari per uno beep, hai capito? Certo, non va bene, certo. In nessun due modi, però se devi scegliere è così. Quindi io allo stato attuale non potrei più guidare, perché io ho un metodo di guida che a oggi mi squalificherebbero per qualche decennio. Quindi Quindi adesso sei un po' più dietro le fila, diciamo, no? Nell'organizzazione. Esatto, e trasferisco ai giovani che entrano nel mondo della carriera ad essere regolari, decisi, ma osservare le regole, rispettosi dell'avversario e quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Devo dire che queste regole hanno permesso poi alla fine che quasi tutti i team ogni anno arrivino poi al traguardo, perché certo, le scorrettezze, chiamiamole così, vengono poi limitate al minimo, poi qualcosa accade sempre. Ma chiaro, ma forse anche il bello, l'importante è che sia, insomma, contestualizzato. No? Anche se tu l'hai già vista mille volte, c'è un favorito, non c'è gara, quello che vuoi, però allo sparo, ripeto, uno spingitore è un atleta, può venirgli una contrattura, uno strappettino, e la macchinina resta lì, non c'è nessuno che esce, certo, dal pubblico e la va a spingere. Fuori una ruota, che girando per le strade può succedere. Certo. Hai tanto vantaggio, ti fermi, quindi diciamo la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Poi, dietro l'angolo. Sì, vengono effettuate delle prove libere durante l'anno dove si allenano un po' tutti, ma in realtà si rimane coperti su quello che potrebbe essere il vero potenziale, e proprio perché da favoriti vieni un po' marcato, vieni seguito, quindi cerchi di tenerti in tasca quello che a un certo punto poi sparerai tutto in una volta quando conterà. Io ti faccio questa domanda, ma quanto può costare una macchinina per la carrera? Si può sapere? Cioè, tu ne hai un'idea? Allora, è una risposta complessa da dare, nel senso che una macchinina si può fare prendendo quattro tubi, mettendo quattro ruote, dei cuscinetti in ferro, uno sterzo, come un po' da bambini abbiamo fatto in tanti col carretto di legno, un po' più evoluto, e la macchina segue. Il problema è che per stare là davanti, ogni anno meccanici, tecnici, ingegneri sviluppano pezzi, materiali che aiutano l'avanzamento della macchina. La prima caratteristica che viene logico pensare deve avere una macchina per essere spinta velocemente in salita deve essere il più leggero possibile. Quindi i materiali leggeri non sono il ferro, che è un materiale povero, ma si è cominciato ad andare già da qualche decennio sul carbonio, un materiale molto ricco sia nell'acquisto del materiale stesso che anche poi nella lavorazione, perché gli va data una forma, va cotto in un forno per dargli poi la resistenza per tenere, e non esistono macchine una uguale all'altra, ma ogni macchina ha un profilo e un disegno diverso dalle altre, mantiene solo le forme contenute nelle dimensioni e nel peso, che devono essere uguali per tutte, però diciamo che ognuno se la costruisce un po' a suo modo. Più leggera è la macchina, meno fatica fai a spingere, naturalmente, certo. Nello stesso tempo però andrai poi ad affrontare una discesa caricando addirittura su uno spingitore, che solitamente, essendo atleti, sono anche grandi e grossi e pesano dagli 80 ai 100 kg. Quindi, oltre alla leggerezza, deve avere anche della robustezza e della prestazione anche in discesa, avere meno attrito possibile.
Quindi, questo per dirti che dal pezzo di ferro con quattro ruote arrivare ad avere degli ammortizzatori che leggono il percorso, le attenuano le buche per avere meno resistenza, cuocere il carbonio, fare lo stampo in alluminio, e non ha un prezzo sostanzialmente. Potrei dirti che costa come fare una Formula 1. Fortunatamente abbiamo tutti amici, conoscenti o aziende qui in loco, anche loro appassionati di carriera, che con la minima spesa ti aiutano nella realizzazione della macchina. Quindi, come acquisto di materiale, secondo me alla fine 30.000 euro una macchina oggi deve costare. Se poi c'è anche il tempo che ci vuole ad assemblarla, costruirla, mantenerla, si parla di 15, 20, 30 ore settimanali, 365 giorni l'anno, cioè per tutto l'anno, sono una montagna di ore, anche a 10 euro l'ora, ti puoi immaginare che valore viene. Quindi un prezzo, un costo non si può dare, perché in realtà non c'è. Ecco, diciamo che fortunatamente è fatto tutto in economia, però con tanta tecnologia. Certo. Quindi ci sono aziende famose nel mondo delle corse, per esempio tanti pezzi, e poi ce li faceva quella che oggi è la ex Toro Rosso, l'Alfa Tauri, per esempio qui a Faenza c'ha la sua fabbrica, e noi mandavamo i pezzi dal suo fornitore stesso, che faceva i pezzi per la Formula 1, faceva i pezzi anche per la carriera. Quindi è chiaro che questi costi, questo impegno, questi sacrifici, questa fatica a realizzare un mezzo competitivo limita un po', diciamo, quello che può essere l'ingresso di nuove leve, cioè di qualcuno che di nuovo, rispetto a quelli che già sono presenti, vuole cimentarsi nel realizzare questa. Lì ci viene incontro quello che è un vero e proprio management, perché in realtà i team sono, non dico delle aziende, dico delle società sportive praticamente, cioè si parte, dietro c'è il cuoco che si occupa da cucinare per tutti, c'è il tecnico dell'elettronica che si occupa del computer per le velocità, eccetera, e c'è quello che recupera gli sponsor, per esempio, c'è quello che gestisce il gruppo degli atleti, quindi li fa allenamenti, c'è chi gestisce il gruppo dei tifosi, quindi organizza la sfilata, perché, apro una parentesi, la domenica della gara, alla mattina dalle 9 alle 11, e c'è anche proprio una vera e propria sfilata di tutti i team partecipanti che sfila per il paese, sembra carnevale, ecco, quindi quindi tornando a quel movimento dei team, le risorse con una discreta struttura si riescono a recuperare, perché tutte le aziende che poi gravitano a Castel San Pietro, come ti dicevo, sono appassionati come quelli che la fanno, quindi i contributi e gli aiuti arrivano, o in manodopera o in materiale, ci danno tutti una mano. Ecco, io mi immagino, no, io bambina che sono a Castello, e vedere, non so, girare o gente che guida, che spinge, magari come bambino mi andrebbe di sperimentare. Ecco, esiste anche qualcosa proprio per i più giovani? Perché immagino che ci sia un limite di età per iniziare a poter partecipare, no? Sì, certamente, sono 15 anni, credo, penso, di sì. Comunque sì, credo, ho 15-16 anni per partecipare alla carriera degli adulti, e è previsto, in quanto, e come ti dicevo prima, per andare avanti tanti anni, tanto tempo, devi per forza avere un ricambio generazionale, quindi non puoi fare solo affidamento sulle persone che ci sono oggi, perché, come per esempio me, pian piano invecchino, devi inserire dei giovani. Certo. A Castel San Pietro noi, come associazione Club Carrera, ci presentiamo alle scuole medie ed elementari e ci inseriamo nel programma scolastico qualche minuto, qualche momento. In passato è stato fatto, ultimamente no, ma verrà ripreso a breve, proprio di esportare anche all'interno della scuola dei più piccoli
quello che li aspetterà da grandi, insomma, per vedere se la nostra passione raccontando la raccolgono e di conseguenza dopo riescono a inserirsi nel mondo della carriera. Certo, siamo certo. consapevoli che un ragazzino di 15 anni non può avere la struttura fisica di un atleta di 25, però in tutti i modi deve cominciare a spingere, certo, allenarsi, perché un domani sarà nella carriera dei grandi. Ecco perché viene istituita ogni anno, da una decina d'anni ormai, la carriera dei piccoli. È una carriera dei piccoli dove le macchine vengono fornite dall'associazione Club Carrera, chiaramente macchine molto più rudimentali, ma l'essenza è quella: sterzo, quattro ruote, mantoni e gente che spinge e un pilota che guida. C'è il gruppo delle elementari, il gruppo delle medie, si sfidano fra di loro, è un percorso alternativo meno pericoloso di quello dei grandi, ma allo stesso tempo succede uguale, come c'è lo sparo tra atleti, piloti, macchinine, genitori e tifosi che sono a bordo pista, viene fuori un putiferio, e per loro vincere quella gara è come vincere la carriera dei grandi. Quindi, certo, è da lì noi addetti che cominciamo a vedere quello è forte, quello è bravo, quello ne ha voglia, questo mi piace, e pian piano li porti verso di te per poi prepararli a diventare grandi. Un elemento importante per poter partecipare alla carriera è quello di essere nato, cioè comunque avere giusto residenza a Castel San Pietro, ricordo bene questa cosa. Il nostro desiderio sarebbe quello di far conoscere la nostra gara, il nostro momento a tutto il mondo, perché se anche solo chi venisse da fuori riuscisse a percepire il 10% della passione che c'è in quel momento, perché 5 minuti dura la corsa, quei 5 minuti di tutto passare bene un anno, quindi sono abbastanza intensi. E scusa, ripetimi la domanda, Miki, che stavo pensando un'altra cosa. No, dicevo, mi sono persa la domanda pure io, perdonami. No, non Vabbè. C'è problema. Ok. No, dicevo, le persone che partecipano alla carriera devono essere... Ecco. Ho pensato a cosa parlare dopo. Perdona. Deve essere per forza residente a Castel San... nato a Castel San Pietro e residente a Castel San Pietro da almeno 3 anni, ecco, credo, o 2 anni. Comunque deve essere... Okay. L'anno. Una via di accesso per fare la carriera da fuori Castel San Pietro c'è, ed è quella di fare la carriera dei piccoli. Se tu a 14 anni hai fatto, 13 anni, hai fatto la carriera dei piccoli per 2 anni, credo, o comunque che solo per la prima volta, potrai partecipare alla carriera dei grandi. Diversamente devi essere nato e residente a Castel San Pietro. Questo è stato fatto un po' anche per tutelare la competitività della corsa, perché quando uno ha tanto desiderio di vincere, ha magari qualche conoscenza a Milano e ha un quattrocentista che fa le Olimpiadi, dice ma venga a farti un piacere, venga a spingere la carriera, noi possiamo anche stare tutti a sedere in piazza e guardare che lui ha già. Certo. Quindi per rimanere più possibile compressi abbiamo istituito questa regola. Certo. Però sì, vogliamo essere aperti a tutti, e questa gara, questo spettacolo l'abbiamo anche esportato in una frazione vicina facendo un altro tipo di competizione, e in futuro ci proporremo anche in altre manifestazioni proprio per andare a divulgare quello che è questa passione, se per portare poi gente in paese. Considera che sono dalle 20 alle 30 mila presenze ogni anno, quindi esatto, il richiamo c'è, sì. Certo, poi, e non sarebbe male anche venire in città, a Bologna, a portare la carrera, a farla conoscere anche, sarebbe, guarda, bellissimo. Guarda, che fare un giro, 2 giri del Crescentone, per esempio, siamo in blocco, riusciremo a trasferire all'inizio, guarda, sto branco di matti, però una volta che vedono, perché alla fine questi allenamenti non è che sono fini a se stessi, cioè... Certo. Il momento che io ti appoggio il testimone sulla mano nell'atletica è un istante che studiano per degli anni, che deve essere fatto in quel modo. Stessa cosa è lanciare la macchinina in quel momento a quella velocità. Certo. Quindi quando vedi anche una prestazione tecnica, c'hai sia il fatto goliardico, ma anche la parte tecnica, che è affascinante. Eh sì.
fatte. Allora, intanto qui ti dicono grande bando, quindi hanno diciamo Cadavero che di questo è il tuo cappello. nome di battaglia. Vedo del viola, quindi non so, forse. Vedi del viola? Sì, ho visto anche qualche team collegato, adesso non lo riesco a Io vedere il solo nome, che però insomma qualcuno è vedere collegato. perché io sì, ho i colori di un team e quando c'è la Sì. corsa faccio il tifo per la mia macchina, ma Ci un minuto mancherebbe. prima e un minuto dopo io faccio il tifo per tutti, sono parte integrante Certo. di questa attività, quindi cerco di darmi da Certo. fare a fare quello che c'è bisogno, non ho intenzioni di avere dei ruoli ben precisi. Certo, ma credo che sia un po' lo spirito di tutte le persone del paese, Di cioè nel tutti. momento della gara e quando si prepara la macchinina si hanno dei colori, ma La poi sfilata, si è la carrera. le cene, la mamma dello spingitore, confezioni, vestiti per la sfilata. Certo. Uno c'ha un'attività, ti offre, ti propone. Insomma, anche l'amministrazione comunale stessa, con la Proloco, è abbastanza impegnata perché noi abbiamo tante esigenze. Perché comunque un percorso diventa una pista, quindi c'è bisogno di chiuderla, di mettere in sicurezza, di ordinanze, di tempi, di supporto fisico, di materiale. Quindi anche l'amministrazione, come noi, ci tiene tantissimo, è super appassionata, quindi è completamente a disposizione. Tant'è che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, un paio d'anni, 3 anni, o quattro, adesso io con le date non ho un buon rapporto, ma c'è, l'ho visto, siamo stati finiti e abbiamo messo il cartello sotto Castel San Pietro Terme, gemellato con Opatia, eccetera, eccetera, e sotto un bel cartello che è scritto Città della Carrera. Quindi Meraviglia. Esatto, è diventato il nostro timbro di riconoscimento un po' per tutti. allora io dico che spero che così la cosa lanciata forse per scherzo di venire a correre intorno al Crescentone si possa fare perché Ah, sarebbe veramente una cosa straordinaria e bellissima farla conoscere anche in raccomando, città. non in settembre, Non... neanche in No, 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 da no, no, no. maggio a settembre non è possibile perché la macchinina è in preparazione per la gara, quindi non si tocca, quindi può provare altri momenti. Assolutamente. Forse in primavera, quando si dà giù la polvere, prima che inizi la stagione. Se posso, Benissimo. Michela, volevo dire una cosa. Certo. E se qualcuno volesse venire a Castel San Pietro e è interessato, si può organizzare anche a passare tutta la giornata, perché Castel San Pietro, magari non dico niente di nuovo, però è un bellissimo paesino sulla via Emilia che però è a ridosso delle colline. Sia in centro che in limitrofi siamo circondati di osterie, trattorie, ristoranti, abbiamo anche lo stand della Proloco ed essendo il settembre castellano, sagra della Braciola. Il castrato, il profumo del castrato, che è la nostra, specialità culinaria di Castel San Pietro, diciamo, senti un po' questo profumo fin da quando parcheggi la macchina a 1 chilometro. Quindi, se ti vuoi organizzare la Certo. giornata, prenoti un ristorante, passi la giornata, ci sono altri eventi oltre la carriera, tante cose da fare, e poi Assolutamente. il paese. Lo senti, ogni angolo vedi che comunque parla di carriera, quindi. Certo. E poi ricordiamo che Castel San Pietro Terme, quindi questo dice anche che c'è il relax. Assolutamente, siamo una città slow dove abbiamo fatto del buon vivere e del buon bere e mangiare il nostro must. Ecco. Castello, stiamo bene, Sì. venite, vi aspettiamo a braccia aperte e se non l'avete mai vista, i primi momenti, come vi ho detto, vi sembreremo un branco di matti, ma a forza di stare lì un po' capirete, ecco, queste cose senza regole, senza senso. Il direttore di banca tutto l'anno in giacca e cravatta, compito, quei 5 minuti, ha proprio. Bellissimo. Trasformiamo tutti, quindi chiedo Sì. scusa fin da adesso nel caso in No, cui. no, penso che possa essere proprio il bello questo. E allora, ricordiamo gli appuntamenti. Domani tutti per il momento delle prove, no? Cronometro, giusto? A che ora? Alle ore 10 inizio delle prove cronometrate per il viale delle Terme, quindi nella parte che da Castel San Pietro, zona ospedale, fontana luminosa, si scende in viale Terme. Dalle 10 a mezzogiorno tutti i team faranno due prove
contro il tempo ci sarà un bel maxi schermo con tutti i tempi, quindi anche per i neofiti vedranno il logo della certo. Il tempo, quindi hanno già un'idea. Il pomeriggio dalle ore 16:30 fino alle a oltranza, finché non abbiamo finito, ma di solito 19 siamo già tutti spicci, diciamo, iniziano le prove cronometrate, il team femminile, perché una cosa che mi ero dimenticato di dire, ma mi ero segnato assolutamente di dire, è che anche le nostre donne hanno voluto partecipare, hanno voluto la loro carriera, quindi esiste anche la carriera femminile, la carriera donne, e si svolge mezz'ora prima della carriera uomini. Non ci sono ancora per il momento tutti gli equipaggi che occupano la carriera maschile, però l'atteggiamento è quello giusto. La battaglia c'è sempre, e quindi bambini, ragazzi, donne e bimbi grandi. Non scappa nessuno qui. Esatto, esattamente. Stefano, grazie mille di aver accolto anche all'ultimo la mia richiesta, sono felicissima. Ela, contraccambio, sei un'amica, quindi molto volentieri, l'argomento lo conosco molto bene, e da mettere in fila per chi sa cos'è un attimo, cercare di descriverlo per chi non sa assolutamente di cosa si tratta è più complicato, però secondo me è un'idea, sì, gliel'abbiamo data. Sì, ce la siamo fatta, e poi è un modo, il nostro era un modo per invitarli a venirla a vedere, ecco, di persona con i propri occhi. La testa al toro, ti rendi conto? Assolutamente sì. Grazie Stefano, buon pomeriggio, e non so come si dice, merda, come si dice? Bocca al lupo. In bocca al lupo, sì. Ok. Agli avversari puoi dire buona gara, non è un problema. Ciao allora, Stefano. Ciao a tutti i ragazzi degli altri team che ci stanno guardando, buona gara a tutti. Esatto, buona gara a tutti, divertitevi, soprattutto. Ciao Miki. Un abbraccio. Ciao. Saluti a tutti, grazie. A te.